Buon Potenza, mancato qualcosa sul 2-1, si poteva chiudere la partita e poi la doccia fredda. Vedi, paradossalmente si parla sempre che si poteva chiudere, ma secondo me non si deve prendere un gol così, in contropiede al 75esimo con un attaccante che arriva a tre quarti e i nostri difensori rintanati dietro nella nostra metà campo. Il problema è proprio questo, che noi pensiamo di difendere sempre bassi, ma poi il calcio dimostra che più si sta in avanti, più la palla è lontana dalla nostra porta, più magari si rischia meno. Mancano quattro giornate, lei dove guarda, davanti o dietro? No, ho sempre guardato dietro. Prima di tutto avevo sempre detto che bisognava allontanarsi dalla zona calda. Purtroppo questo pareggio rimenziona anche la prestazione che hanno fatto i ragazzi, perché secondo me hanno fatto una grandissima prestazione contro una grande squadra, facendo 7-8 palle gol importanti. Però alla fine poi se ti perdi un bicchiere d'acqua con due errori, secondo me, che si potranno evitare, forse è questo il dispiacere. Allora mister, un commento a questa gara: va dato sicuramente merito al Crotone di essere riuscito per due volte a recuperare lo svantaggio. Sì, quello è l'aspetto positivo, perché comunque quando si parte subito e si va sotto, e nella nostra situazione hai sempre paura che la squadra possa perdere un po' di distanze. E invece lì piano piano la squadra ha ripreso, ha fatto un bellissimo gol dell'1-1 e proprio nel momento dove noi abbiamo rischiato di passare in vantaggio con un paio di situazioni abbiamo sbagliato una palla, sono stati bravi loro a ripartire, hanno fatto un'ottima ripartenza e si sono ritrovati ancora in vantaggio. Lì la squadra si è un po' smarrita, abbiamo perso un po' di distanze, però poi piano piano nel secondo tempo secondo me l'abbiamo un po' ritrovate, è stata una partita combattuta e io penso che quindi è stato un pareggio di due squadre che hanno voluto a tutti i costi lottare sul campo per un risultato.